fargli alzare tutti di casa. Non gliela faccio più. Quinta, avessi i lenzuoli puliti in camera d'Anselmo che sono lerce. Ha portato caffè a Pacifico. Ma ha portato. E faceva rivedere gli occhi. A un primo sforzo, sono dovuto venire a Macombe. Ma purgato! Ecco, bravo, quando ha fermito, apri la finestra, che l'ultima volta pare manecce, hai dovuto battere un record di Mallorca. Mamma, tu trovi i pedalini? Non stanno? Quinta, dove hai messo i pedalini di Costanza? A Giudizio, tutto sia per con mamma. Dammi un po' di farina che voglio fare 10 uova di fettuccine, coglia che torna bene. Sì, ma te faccio porta subito. Quinta, porti la farina a mamma. Spera, fammi uno scinicotto di posto che per entrare a Macombe tocca via un numeretto. Madonna santa, sorella, ma cosa è stata a fare? Mi stai a lavare l'occhio. Ma perché tu ti lavi l'occhio? Arda un cacchita! Non ti resta per niente, dammi sta farina. Abba, a ti te va sempre l'acqua per l'orto. Se la chiusa reciutta, siamo precipitati. Amà, che ora ne torna Alberto? Mettete l'apparecchio, a che ora ne torna Alberto? Ma dovrei già sta qui. Quinta, ore so? Saranno le 8, signor. A te un te doveno chiama Quinta, ma ottava. Oh, no. E mi date sempre tormento. Mi volete lasciare lavorare in pace? Vedete che c'ho da fa? Oh. E c'ha ragione, una fa fernita. L'antrocchio lo strappo io. Pacifico, vuoi uscire dal Macombe che Quinta da fa il bucato? Sta sempre a fa un bucato. Pago più io di acqua che ho fuori italico. Dentro a sta casa non bastano più i specchi, mi sono dovuto pettinare a memoria. Stanno pure evitando. C'è rimasto uno scicco di caffè. Sì, amò, te lo faccio portare subito. Guarda, un torno per pranzo, C'haio prima le vetrine a Tuscolana per un villeggiante e poi allenamenti al Maccabi. Quinta, versi il caffè Anselmo. Costà, sbrigate che ti accompagno io a Boccea. Ma raccomando, fa casa solo die. E soprattutto, non fa fare giù da nessuno. Ecchi, mi anzai. Stai bene? Ma taglio detto che da sta in cassa, mica in vetrina. Andiamo, va. Ciao, Ciu. Ciao, Piccio. Ciao, nonna. Ciao. Guarda, bavelle. Mettono tutto sotto sopra e poi se ne vanno. Non si preoccupi, signor, tanto ci sto io. Quinta mia, se ci fossi tu qua, vaffa ho bucato, va. Che qui se pensano di sta tutti alla pensione paradiso. Ciao, ma sono ritornato, dove stai? Eccolo! Bello piccione dorato di casa mia. Come ti sei fatto bello, sembri insordato israeliano. Ma cosa ha fatto? Ti sei dimagrito, ma un amagnato. Ah, ma sono stato farato sti mani pari come vedi da anni. Oh, papà, come stai? Ecco dal letto che mi hai chiesto. Ah, grazie. Ma cosa sta a fare? E stai a baciare sti sacri paroli di Torà. Mi ha ricevuto tuo negozio. Ah, va bene. Sei stato bene? Ah, benissimo. Poi ti racconto. Ah, ma so straccolo. Ma lo metto a posto tu la valigia, io voglio a farmi una doccia. Sì, Riccio. C'è ancora l'acqua? Ancora chiedo l'acqua! Bello mio, vuoi qualche cosa? Te faccio preparare. Te faccio fare un buon caffè. Quinta, far caffè nuovo! Ah no, guarda che c'è! Ecco la luce dell'occhi mia! Ma c'è tutti i mani infarinati. Stai a fare fettuccine, ma solo perché sei tornato tu, eh? Vabbè, allora fammi una bella cosa. Io voglio a farmi una doccia, tu te lavi le manucce e fammene spupazzo un po'. T'aspetto qua. Mamma, mi vieni a dare mano che va la valigia? Aspetta, mi pulisco i mani. Jeans, maglietta,
Reggiseno. Cerchietto. Cerchietto. E Orecchini. Orecchini. Reggiseno, Cerchietto, Orecchini. Asciamang Israele mio buono. Pacifica! E altro c'è. Ama, che v'è preso? È fru. È fracico. È fru. È freddoloso. No, è za. È za, za. No, za, za, za. Oh, madonna mia. Ma chi rap è successo? Guarda qua, guarda. Bello piccione mio. Ci ha portato i trofei. Per farci vedere quanto l'ha castigate. Hai preso tutto, don nonno. Ma sì, questi soli trofei. Nulla castigatela sulla vita mia rapinate. Apri l'occhi, fido, e zagante. Allora non ha ripreso da missa. Ma cos'è tutto sto babello? Guarda, lo baci, e manco se vergogna. E per chi mi dovrei vergognare? C'hai il cuore di pietra. Era meglio che mi davi una cortellata in petto. Ma non lo vedi come ti si conciato? Ho allevato una serpe in seno. A me non mi saluta più, depravato. A me mi è venuta una migragna. Vergogna! Vergogna! Ma vergogna di che? Vergogna di che? Vergogna di questo! De questo e de quest'altro. Ma chi robè? Ciò sa che mi sono fatta la stessa domanda pure io. Chi robè? Ma cosa ne saccio io? E allora per chi stavi in una valigia da tia? Una valigia da me? Ma fammi a vedere. Ma questa non è la valigia da me. Oh, Kadosh Baragun, mio bello, te lode e te ringrazio. Guarda il resto di sangue che mi ha fatto bello. Mo me va pure risalutare. Ma se non è da tia, te chi è? Ma se l'ho scambiata all'aeroporto, fammi vedere, c'è una targhetta. Rachele Raccà. Sì, Raccà addisciata. Guarda lontano, io non ho mai visto così piccoli, sarà una nana. V. Libia. È un'africana. Dai, ho detto che era una nana. Viale Libia 76. Ma mi tocca uscire per riportarla. Ma muore parte. Porta tuo passaporto, se vuoi. Faccia sta tranquilli. Quando arrivi telefona. Ah no, Viale Libia sta vicino a bottega dell'Ello De Betta. E io ce lo sapevo che l'Ello De Betta aveva aperto bottega in Africa. Se vuoi, amante, ci metta pure tu. Va, bello mio, va, vatta a fa' la doccia. Che mo ci penserà più tardi. Quinta, va a fare persino in camera d'Alberto. Ma meglio che sta riposa, ci avrà un fungo orario. Ando sta zazza, madonna mia. Sasson, Arbib, Raccà, Guet, Raccà, Zanzuri, Cassan, Raccà. Ma qui ho portiere chi è Tutankhamon? Sei tu quasi? Zio chi? Sto io qui da solo, sono Alberto Piazza. Tu mia? No, mi scusi lei, ma non c'avevo un numero di telefono per avvertire che venivo. Cerco Rachele Raccà. Non è qui, ha sbagliato. E a dove devo da citofonare? Giù al college. E a dove sta sto collegio? Devi citofonare a Raccà D. Sì, Raccà di Scià. C'aveva ragione, nonno. Sei tu, quasi? Mo sa male la recomenza. No, sono Alberto Piazza. Ambra, ma sbaglio? Ambra, ma io non l'ho mai baciato. Ma chi sarebbe sta iodia? Azzina. Azzina, guarda te bravati. Aspetta che c'è buia. E accendi la luce. Cerco Rachele Raccà, ma che numero sta? Ah, Ansa, Ansa. Ma tanto la vai a scansare. Ansa, bene. Scusa, Rachele, ascolta. Oh, io l'unica cosa che ho capito è Rachele, ma non sono capitato. Se può parlare con sta Rachele, la gliela portata la valigia. Sasha, Rachele per scolta, interno 5. Ma avevo partorito.
Sentitemi bene perché non ce la faccio più. Aia riportata la valigia Rachele. Arrettate mamma mia, non vedo l'ora da ritornarmene a casa. E a riscrivere bene il Fisicopoli. Eccolo, eccolo. Scornia, avviciniamoci per capire meglio. Io disama. Calle, mi disconcia, allascia Brachele. Non cominciare a fare troppe domande, a sciavola in ci. Stai zitta, impicciona, secci. E cos'hai nella valigia? Sei ebreo? Dove hai conosciuto Rachele? Oh, meglio di piazza qui, se magari mi fate parlare, lo dico. Guarda la valigia, c'è la targhetta delle LAN. Viene da Israele. Vero, anche Racheline è appena arrivata da Israele. Quella sì, l'ho vista arrivare proprio oggi, mi è sembrata un po' ingrassata. Ashazà, che succede? Chi è ingrassata? Vieni, vieni, qui succede un macello. Eccomi, aspettatemi, volevate continuare senza di me? Voi ci si mette pure stammo al pasto. Ia Doris, c'è un ragazzo aiut con una valigia che viene via da Israele, ma non vuole dirci di che figlio, se ha negozio perché è qui. Perché tutti questi segreti? Cos'hai da nascondere? Sei sposato? Hai figli? Tu non sei Tripolino, asi. Mo s'ammala ricomenza con sti zii. Un so Tripolino, un so sposato e un c'aglio mia Angarelle. Angarelle, sei Angarelle. Allora perché hai detto che eri Yud? Posse messa l'inu. E se non sei ebreo, perché vieni da Israele? E cosa c'è con Rachele? Mi la fa, ho capito. Rachele si è messa con un goi tachmesali. Eppure incinta. Ecco perché è ingrassata. Walla Dido si ammazza. Ma mo chi è sto Dito? Badalina! Affariacci! Golda diventerà pazza! No, lo pazzo ci divento io! Arda giornata! A casa mia si pensavano che ero Zachenne. Voi che sono Garelli e che ho ingravidato Rachele. Ma se manca la conosco! Se siamo scambiati la valigia all'aeroporto e mo gliela hai riportata! Baruch Hashem, ce lo potevi dire prima, no? Ci è preoccupato per nulla. Ma se non si levano da venanza a casse da quante che sono. Golda, Rachele, a me giù. Sì, entra tu, non ne sopporto più. Bavelle qua, oh no, io non ci resisto, mamma mia, se ne stanno a fa, eh no, mo però io insisto, è stato all'aeroporto, mica me ne sono accorto, e poi non è stata colpa mia, mamma mia, come io da fa, Peppa, crede che ne è una bugia. Era andata a riprendere la valigia mia, non c'avevo motivo di prenderla via. Eccola qua, per mo la cagna me ne voglio andare, non le cose io di qua, le domande infinita, tutti tanto vorrei parlare. Felica io quello che gli appartiene. Oh, oh, mamma mia, non la batto più. Oh no, io non ci resisto. Mamma mia, pena fatalità. Eh no, mo come ne vesto. Quando scende la ghele, con le buone maniere. E vai, me do la valigia.
mattina. Speravo che sia, mai sia, acidella taglio via. Mamma mia, cazzia che ne dia, oddio, te la vita mia. Mamma mia, stava che ne qua, chissà come te presenterà. Se sarà te bionda, basta ora un po' tonda. Ma poi, guarda cosa sto pensando. Mamma mia, la valigia mia, ecco cosa devo portare via. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Come mai è la valigia di Rachele? Sì, perché ti sei preso la mia valigia? Tbull. Cosa mi ha detto? Cominciamo a offenne, eh? Chi ti ha preso niente? È stato uno sbaglio. Casomai sei tu che hai preso la mia. Io? Perché mi hai preso? Siamo gente onesta. E a me me lo dici? Lavoro tutto il giorno a bottega. Ah, hai negozio? E dove? A Tuscolano. E dove abiti? Ma cosa fa, mamma, dai, Giorberti? Non ci lo sapevo che fa ripiare la valigia, mi devo portare pure lo stato di famiglia e la denuncia di redditi. Ma lo famo sto scambio o no? Ma bull? Zerice. Slimani. Marpasta. Marreche. Che pozzi hanno a fuoco dei shabbat a me a sciarimme, così te spegni. Ragazzi, ciao, perché state litigando? Ma che lì, non è da te, anzi. Questo ragazzo è stato gentile, ti ha riportato la valigia. Su, dagli la sua. Giusto, questa è la tua, ando sta mia, io non la vedo. Catanaia. Senti, la catanaia, e mica mi può parlare in cianfrico, Ti ho detto che sta qua. E si fa che ti capisco, mi devi parlare in italiano. Guarda che dentro la valigia tua c'è tutto. Però casomai ti manca qualcosa, ti lascio il numero mio di telefono. Al limite, mi chiami. Va bene, ti lascio anche il nostro, nel caso mancasse qualcosa anche a te. Vabbè, mo che ci siamo ripresi le nostre cose, ci possiamo salutare? Ciao. Shabbat shalom. Eh? Shabbat shalom, è venerdì sera. Ah sì, poi shabbat. Ecco questa, so quattro che te ne vi. Ma quando te impari a giocare a scopetta? E carta vien giocatore savanta, avaci, c'hai più tacete che anima. No, senti, si proprio negra canna pettato, come si dice, maestra a penna o scrive, ma sai mani che son negri. Senti, senti come se piano de petto. Che ingavonne che avete traslocato da Trastevere, stavamo de fronte. Mo essi son gasciri, abitano a Monteverde, non se va più su. Ma qua casa era un mozzico, qui ci stiamo più larghi. Quinta, ce fai il caffè? Casetta de Trastevere, casa de mamma mia, tu me le porti via. La vita pressa a te. Ah, vabbè, va. Mo la famo ballata e cantata. Ma andiamo, muovete, che so 2 ore che stai. Ma dammi tempo. Ma benedetti Dio, c'ha solo 3 carte. Se giocavamo a rapino, ce facevamo notte. Ecco caffè. Prima l'omini. 3 e 2, 5. Ma se senti, ma perché non avete lasciato 4 a tavola e non avete fatto scopa di cavallo? Oh, vedi che si negro, puro quinta cosa. E beh, non l'hai visto, non si può sbagliare. Femmina,
Tu sei una mala femmina, a sto chi ha fatto chiagnere lacrime e infamità. Ma per chi è quel corfetto? È Pafia Derichetta, che è gravida. Sai ora che facessi per nipotevi? Ma com'è che ancora non trovano? E sapete che ancora ne è ora che divento nonna. Ma che so, dei gusti difficili? Oppure... Cosa vorresti di con quello oppure? Per esempio, Fieta Costanza dovria cagnare un scinnicotto. Bella ciuccia di mamma. È un po' ribelle, può fa tutto essa. Un po' ribelle, una furia, i scivori a un domatore dei leoni. E da noi in Gavrinni non ce ne stanno. Oh, bella, e mo esageri, eh? Esagero. Quando era fidanzata con un fio de Fiorella, a quel poro sorcinato l'ha fatto trivolà. Gliel'ha fatti di tutti i colori. Quattro vestiti, quattro colori, quattro stagioni, un solo amor. Oh, ma li sa tutti le canzoni. Ma per chi un te compri una chitarra, così va a posterie. E può segare in me di qualche speech, no. Ah, ma io esco. Oh, ciao, zine. Fammi stirare la camicia rosa da quinta che stasera mi serve. Sì, piccio. Anzi. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone il cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi c'è nato un fiore. Ecco, bravi, chiamate pure quinta, così famo quartetto cetra. Ciao una, a tutti. C'ha pure una camicia rosa oltre col corfetto. Banga o no? E come ci tiene che tutto sia stirato bene, sa? Mi dà il tormento. A volte preferisco qua la mosca senza del sollazzo. Ah, qui, a proposito, ma dove sta papà? Sta sotto la fontana. Ci sta a lavare l'occhio. Dice che quando mi guarda, io s'appanna. Ma ancora fa lo scherzo dell'occhio? L'ho fatti via pochi, da resti di sangue a cento. Oh, mo si è comprato una penna. Sa mette quando solleva, dice che si sente tanto moscia da Ian. Ah, Giudì, ma perché un parlico è ma sensale? Magari c'ha qualcuna per le mani. Quello! C'è un campionario di catenacci de portone che ci si potrebbe avere da tutte le strade di Roma. Ma mo che me ci stai a far pensare, bella mia? Guarda che è stata figlia, ma l'assa a Peppe. Doveva pagare sempre essa. Lui era un pan bianco. Oh, un tarbi di via con me, un somma alla lingua. Ma sai, e le voci girano. Eh sì, e le voci girano, che so trottola che rotolano. Rotola, 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 tutta la strada rotola, rimbalza qua e là. Ah, Franzinatra, famo una bella cosa. Andamesene tutti a piasse una bella granita da grandicelli. E siccome paga settimio, panna sopra e sotto. Pago io, pago io. Aio verso sei partiti. A verso sei partiti? Come si negro? Sì, andiamo, andiamo, che lì c'è pure mamma Cozzi Rosa. Quinta, noi escimo. Vabbè, signor. Ah, qui, ma cosa sta a preparare? Se sente un odorino? Una crostata. Se Alberto si sveglia ci fa merenda, no? Fa la merendina e il cupo. No, molesto, un fa tanta sorcastica. Quinta, a qui. T'hai fatto un regalo. Appena l'ho visto, hai pensato a te. Però mi devi far vedere come ti sta addosso. Ah, sorla, mi fate sempre ingavolà. Però stavolta siete stato carino. Fatemi vedere un po' cos'è. È una cosa che mi sa che ti sta speciale. Mamma mia, ma queste sono cose spinte. E poi ora il petto mi pare un po' piccolo, sa? Ma è così, cata esse. Tutti i ciocianimmi di fuori. O Vesuvio, l'Etna, pare che ti scoppi, pare che diventa all'altro. Dai, vatta a provare con c'è nessuno. Ma c'è Alberto. Ma quello è stupido fraci, con i capisci, sti finezze. Vabbè. Ando sta zazza, oh madonna mia. Pronto? Rachele. Ah, sì, Rachele, ciao, come stai? Bene, grazie, anche se l'altro giorno mi hai maltrattato un po'. Come mai mi chiami?
Ma io di questo completino intimo non ne so nulla. Forse lo avrà trovato mia madre e lo avrà riposto. No, niente, dammi 5 minuti e ti richiamo. Nonno! Nonno! Oh, cosa fatta, Alberto? Ne sa niente del completino intimo rosso. Davare, Alberto mio, non di niente a nonne da che ce nasce o morto. Hai voluto fa? Un presentino acqua anzuccherata di quinta. Ma non te pia appena, non l'hai pagato tanto, sa? E te credo che non ha pagato tanto. Dico che non ti è costato niente. Tu si inganna viato dalla valigia di Rachele. Non me lo potevi chiedere, io gli venno. Ma però ridammelo perché ce la riporto. Ma così c'è più gusto. A chiusa mi ha detto che mi fa vedere come gli sta addosso. E non vedo l'ora di mettere le mani in mezzo ai ciociani in me. Capirà, mo mi sono abituato con nonna che c'ha due metose morte. Va bene, no, ci penso io. Avrà pure un occhio di vetro, ma con l'altro ce ne hai di bene, eh? E te possino. Pronto, sono Alberto, c'è Rachele? Ah, Rachele, sei tu. Mi dispiace, ma io pensavo di saperne qualcosa del tuo completino intimo, ma non sono riuscito a trovarlo. Però se verrai al mio negozio te ne darò uno nuovo, più bello. Ma quale disturbo, mi farà piacere rivederti. Dai, segna l'indirizzo. Via Tuscolana 69. Il negozio si chiama Tentazioni. Ma certo, vieni pure accompagnata da tua zia. Però mi raccomando, dille di far finta che non ci conosciamo, perché sai, al negozio con me c'è anche mia sorella. Quella chiacchiera troppo. Non vedo l'ora di rivederti. Ciao Rachele, a presto. Ah, salutami tutto il condominio. La bottega e perde un cielo. Piega roba e perde un cielo. Vai a casa, sola sola e Peppe un cen. Bella campana, eh? Vabbè, come si chiama quell'attore brutto che ha fatto Frankenstein Junior? Mi pare Marty Feldman, perché? Mi sa che poi di chiusi fuori a bottega sono parenti. Sono teori che con occhio mi hanno una vetrina e con l'altra a te. Ma no, magari sono indecise. Molla davvero, può essere che fa la prima mancia. Fa da Mario, stai a fe. Proprio Dio, dici? Tanto io a momenti la chiusa ma la portavi dentro in braccio per farla entrare. Vabbè, non si può fare con tutte così. Queste doi sono differenti. Vabbè, se lo dici tu. Buongiorno, benvenute nella nostra boutique. Sarà un piacere potervi servire. In cosa posso esservi d'aiuto? Ah, benedetti Dio! Frate mi è posseduto dall'anima di Alessandro Manzoni. Buongiorno. 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 Alberto, c'avevi ragione, io sono francesi. No, non siamo francesi, veniamo dalla Libia. Precisamente, da Tripoli. Da Vare, Alberto, queste sono suonate di Israele. Guardi, guardi signorina che sbaglia ancora. Noi siamo ebree tripoline. E lei? Dica alla sua commessa di essere più gentile. Ah bella, quale commessa? Io qui sono la padrona. Mi scusi, non potevo sapere. No signora, la scusi lei, ma mia sorella ha un carattere un po' aggressivo. Ma so io che me devo scusare. Se buona, costà. Torniamo a noi, cosa vi occorre? Domani è il compleanno di mio fratello e mia nipote Rachele vuole regalargli un pigiama. E io sono qui con lei per consigliarle i colori. Sa mio fratello ha gusti molto difficili. Banga Bonodde. Fino a ieri si mettevano quei gibidoni longhi, longhi. Non fanno i difficili per un pigiama. Ah, può fa Fernita. Vai a prendere i pigiami migliori che abbiamo per la signora. Intanto io vorrei mostrare a sua nipote Rachele delle cose deliziose che ho qui. Una ragazza così carina non potrà che valorizzarli. Mi sta a far venire a vomito. Vai a prendere i pigiami. Attenda, signorina, anch'io vorrei vedere queste sottane e misurarle. Allora tu prendi misure grandi. Che misura porta, signor? La 44. Se alla gamba, all'altra. Zia, zia, guarda che carine queste cose. Mi viene voglia di misurarle. Scusami, dove posso andare? Prego, accomodatevi da questa parte. Buongiorno a tutti. Shh,
ci sono clienti. Scusate, volevo solo salutare. Scusalo te, Cla, ma oggi Alberto sta strano. Ancora non ho capito bene perché. Alberto, ho in macchina la valigia, la prendo. Ancora valigi? Ma che esemini? Ma campionario! Scusa Claudio, ma devi ripassare più tardi. Va bene, tra quanto? Dipende da quanti cianci gli sono rimasti da fa. Passo tra mezz'ora, ho altri appuntamenti. Ho con me in macchina anche quella fatturina. Ma perché chiamate fatturina? So travasi di sangue. Va bene Claudio, torna pure tra mezz'ora e porta anche il conto, così ti faccio l'assegno. Va bene, a dopo, ciao. Inizia a provare questi. Che fai, mi date il tè? Assegno, mica sta al bar. È forse lunga la sottoveste? Lunga? È fin troppo corta! Mio marito non me la farà mai indossare! Marito, sei sposata? Ma da quando? Da quando avevo 15 anni! Io ce lo sapevo! Voi vi sposate presto! A ragazzi, c'è figli? Sposata io? Figli? Ma se non sono neppure fidanzata! E non perché nessuno l'ha richiesta! Anzi, Rachelina è bella, buona! È molto brava! E sarà anche un'ottima moglie e madre. Allora non sei sposata. Questa sottoveste è piccola, le vostre misure sono strette. Benedetti diavolo, dove forza la 44. Se ti serve aiuto entro. Chi vuole entrare? Perché non ci sono porte ma tendine? Tanto voi ci siete abituati ai tendi. Ti faccio portare altre cose? Non ho poche, credo di aver deciso. La sottoveste non esce, sono rimasta incastrata. Signor, faccia tanti movimenti che si sgara. Vorrei tanto vedere come stai. Posso entrare? No, nessuno entra. Non voglio farmi vedere in questo stato. Sono tutta sudata, mi manca l'aria. E non riesco a muovermi. Signor, se sgarra la sottoveste la ripaga, Ma Carolina, vieni ad aiutarmi. Sì, sì, arrivo subito. Tanto ho deciso. Oh, ma con Moshe ci sono riuscita da sola. Che fatica! Ai, ai, Rachelina, andiamo a casa che devo farmi una doccia. Aspetta, zio, ho scelto questo. Mica voglio, aspetta che faccio il conto. Dai a me, ci penso io. Tieni. Quanto pago? Ma nulla, è un mio omaggio. Manhabu shiblash. Va bene, zia, lo pago. Aga, chi è Mangotti? Prima che ci ripensano. Se proprio vuole essere gentile, facciamo lo sconto. Mi dispiace, signora, non volevo offendervi. Sarebbero 16.000. Facciamo 8.000, va bene? Va benissimo, Rachelina, paga e andiamo. Ah, sottana non va bene, ma ho pigiama. Forse è meglio regalare una cravatta. Arrivederci, a presto, signora. Ciao, Rachele. Ciao. 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 Ma fammi capire bene. Ho pigiama un anno preso. Te gli volevi regalare la merce e poi l'ha messa a metà prezzo. Ma dimmi un po', ma sta Rachele, ma chi è? Beh, perché stavi a fallocchi da pesce fracica qua a Sciacquetta? Sei tornato dal viaggio e non mi hai fatto nemmeno una telefonata. Siamo precipitati, mo ce nasce. Arbe, un te vorieste camicia. Gana che pezzo dirà di Dio. Un ce metto da cash, se buona, fammo santo piacere. Vatta a fa un giro, a pian caffè. Lungo, ma lungo è un giro, no caffè. Sì, è meglio, che in ciò so come va a fermi, aie. Tanta giornata già bella che incantesimata, vai a bar. E un me fa fa bavelli da stammar pasta. Eccomi qui. Ecco, mo sta mal completo. Abbi pazienza, Claudio, ma oggi è una giornata. Vuoi tornare dopo? No, rimanga pure, così si renderà conto che razza d'uomo è questo. Mi sembra che non sia il caso, forse. È il caso, è il caso. Vedrà pure quant'è buciardo. Sonia, te ne potresti andare, per favore? Ti chiamo io dopo e finiamo il discorso. Come sì. Vedi, mo c'ho da fa per il lavoro. Sì, signorina, avevo un appuntamento con Alberto. Pure io c'avevo un appuntamento con Alberto, ma non si è presentato. E mo sto qua, e finché non chiarisco non me ne vado. Passo più tardi, va bene tra mezz'ora? Sì che va bene, può essere che ce lo trova scorticato. Allora io vado, è meglio. Avanti, che c'è da dire? Dopo 2 anni che stiamo insieme mica mi puoi scaricare così. Ma io scaricate? Caso, ma io te stavo per telefonare. Ma guarda caso, mi stavo per telefonare. Hai visto? T'ho fatto risparmiare i soldi dalla chiamata. E dai, fa così, carmete. Me carmo? Me carmo? Io te armo un casino che faccio sci fuori tutta via Tuscolana. E poi chi erano qua a smandrappate qua a Babbiona? Erano due clienti. Ma vieni a coglionare proprio a me.
Stavo fuori dalla vetrina, ho visto come guardavi, non son mica nata ieri. Non pensare subito male. Come mi dicevi? Amore, sto fuori solo 2 settimane. Amore, penserò solo a te. Amore, non vedo l'ora di tornare da te. Non te sei degnato di fare nemmeno una telefonata. Ma è che la comunicazione era difficile, te lo giuro. Pensa, sono riuscito solo una volta a telefonare a casa mia. E se vede che te stavi a divertire? E a me non ci pensavi proprio. Ma come non te pensavo? Non facevo altro. Ma vai a morire ammazzato. Fermete che mandi tutto per l'aria. Mi fermo, ho appena iniziato. Shhh, abbassa la voce, ci sentono tutti. E ci devono da sentire tutti, l'hanno da sapere che razza d'infame che sei. Ma hai coglionato per 2 anni. Ma non è vero. Ma avevano detto, amiche mie, guarda che tanto non te sposa. Quelli si sposano solo tra di loro. Aspetta, fammi parlare. Infame, infame, zozzo. Ma basta, Rachele. Rachele? Rachele? E ma chi è sta Rachele? Rachele! Eh? Una cugina mia! Ma sì, t'ho detto che vive in Israele, in un kibbutz! Mi fai schifo! Non sei buono nemmeno a raccontare bugie! Eccolo per la santa moraccia, Albertina! Ciao, so come stai qua? E mo lo vedi, Davidì, com'è che sto qui? Parlami un po' della cugina d'Alberto. Ah, cugina? Sì, hai capito bene, la cugina. Ma sì, quella... Sto zitto! Lo voglio sapere da lui. Ndo vive sta cugina? Ndo vive? Ah, sì, poraccia, quanto piagne! Sai, ce vede pochissimo, è quasi cieca. Ah, sì, perché stiamo a raccogliere i soldi per farla operare. Che devi operare? Sì, poraccia, non c'è una lira. Sto che sta in terra santa, ma ndo vive? Ndo vive? Stiamo a bussare a tutte le porte. Soffro pure la fame. Quanto mi dispiace. E come si chiama? Come si chiama? Sì, come si chiama? È giovane, se ciuccia ancora il dito. E lo deve fare l'orto panoramica. Perché c'è un accesso che pare una noce. E poi gli mettono l'apparecchio. E poi l'operazione all'occhi. C'è poco da sta allegri. A proposito di occhi, cioè, sai che ti sei truccata bene oggi? Ho capito. Mi è stata pia per culo. È meglio che me ne vado. A te? Sistemo io, vado da Cristina, c'ho 2 o 3 cosette da raccontarle. E a te, o sai perché te sputo? Perché se no t'han profumo. Vieni qua che siamo vestiti a far formare. Ma chi è sta Rachele, mostre forza per parla dai, fatte uscire fuori il piano dai, che stai a rende conto che se n'era per me, n'era per me. Strage di me, c'è nasce morta, meno male che non se ne andata che sta a fa' tu chiuse così dove andiamo a trovare. Tragedy, meno male che non se ne andata, tragedy, perlomeno me lo potevi avvertire che passo spaccato che sei avvertito.
tanto sta storia doveva sapere, ne roba per me quella già quella lì. Tragedy, lo so che ti è mancato poco, tragedy, che mi dava una botta in testa a me, e poi te ne dava una pure a te. Tragedy, mo voglio cani tutto fino a tragedy, lo sentiranno tutti al botto, senti a me, danniamo a sbatte la testa in noi te. Tragedy, ma sarà digni, essendo sta tragedy, mi sento che non si farà più bene, me devi ascoltare e lasciare me. Ma non conosci l'alfabeto muto? No! No, ma conosco qualcuno che dovria rimane muto. Arda faticata che mi ha fatto fa, non c'avevo nient'altro di meglio da fa che venire qui, oie. Ma avevo preso due piccioni con una fava. E perché? Perché mo Sonia va a parlare con Cristina. Quella t'ammolla e mamma da dare contentezza mi farà un busto al pincio. Non te faccio io il busto, ma del gesso, ma io non te capisco, ma te sei stupidito. Eh sì, buono, Davide, non te ci mette pure tu. Cioè, io ho bisogno di un consiglio. Altro che consiglio con Sonia, dicevo un mediatore, quello è peggio di settembre nero. Ma il problema non è Sonia. E allora che te? Non so, c'ho manco da dove cominciare. Ah, e abbassa, entro qui dentro stamattina e trovo quella che è peggio di un toro azzinnato che carica con 2000 domande. Te che da dietro non capivo se c'avevi o ballo di San Vito o stavi a fare imitazione di Marcello Marzò. Chi? Ma sì, o Mimmo, quello francese. Ah, frate, ne hai una cosa da ieri immediato. Ma chi, Roberto? Due biglietti di Tevere numerata per domenica allo stadio. Non lo saccio se ce posso venire. Ma tu sei scordato che c'è Roma Lazio? Ci siamo sempre andati insieme. Ma Sara sia a Lazio? No, a Roma no. E che io ho conosciuto una, è domenica. Voglio invitarla a Piana Gratta Checca. Proprio domenica che c'è il tempo. E poi una Gratta Checca. Ma portala da Giolitti all'Euro, a Pian Gelato, spenni, li do i quattrini. Ma che idea che mi ha dato? La porto da Giolitti. Ma te la conosci da sta chiusa? Veramente, non è una chiusa. E non è mia prima. Becca volte, chi è? Scommetto che è Elisabetta, a Pio de Spara Sentenze. Ma sì, ciò te. C'ha due orecchi che pare Dumbo. Allora è Rosella, a sorella dello scucchione. Oh, ma tutte così me ne trovi. Quella è tale e quale ho frate. La chiamano Rosella via Gormento. Mannamo, cosa so tutti questi segreti? Questa la conosci. Non è di Roma, gli è dalla Libia. Una libianese. Con tutte le inevrimmi negre che ci stanno a Roma, che si è nata innamorata di una straniera, si faceva come nei matti, prima una Agnarella, mo addirittura una tripolina. Ma perché cosa c'ha contro i tripolini? Un piatto aceto, certo ti toccheranno abita in campagna. In campagna? Ma perché? Quando ti vengono a trovare i parenti da Asian, di parcheggi i cammelli? Come sei simpatico. Ah, dovresti vedere, Davide, com'è bella, è inzuccherata. Te sei proprio innamorato, eh? Però sta attento che se poi ci combatti, quella te scatena tutti i beduini appresso. Ma che è successo? Mi hanno telefonato a bottega. Dice Mbavelle, roba che volava, gente che strillava. Ma chi era? Era Sonia, anzi, Alberta la mollata. Era ora che mettevi il giudizio. E infernisce qui, si è innamorato dell'antra. E chi sarebbe? È una mia prima, una tripolina. Ah, oh, che cavolo, dimmi, te l'ho conosciuta. Ti ricordi quella della valigia che mi sono scambiata all'aeroporto? È essa. È stato Kadosh Baruchu che t'ha messa denanzi. Come so contento. E io mi tanto. E perché? A parte il fatto che mo con questa nova si storcerà pure Cristina, amica de Sonia, e poi sti tripolini non so visti bene. Vabbè, ma sempre ingevrimmi sono, mi dici niente. Sì, ingevrimmi, ma differenti. Cosa ne sapevo noi di come so veramente? Io vorrei dire, ma un po' no, quasi. Ardagnali, no, di capicci. Io ne conoscevo uno che stava con noi al Maccabi. Era un boio Dio.
s'allenava, sudava, non giocava mai. Però pure quando stava in panchina lo vedevi contento. Sì, contento e coglionato. Allora, posso? Mari, eccolo! E si pono, Cla, io non ci sto con la testa! Sì, Cla, oggi stacca la testa in Africa. Ciao, Claudio. Ciao, Anselmo. Non pensavo di trovare anche te, giusto, in macchina? La fatturina! Guarda, non è proprio il caso oggi, ci abbiamo da parlare, è una cosa importante. Oh, eh sì, oi Alberto, c'ha da pensare ai tripolini. Un fao, credino, dai. A proposito di tripolini, mi ha chiamato uno di loro a un negozio in Viale Somalia, si chiama Racca. Sì, raccattisciato! È vecchia sta battuta, Davide. Dalla voce mi sembrava una brava persona, ma a volte sembrava anche prendermi in giro. Prendere in giro te? No! E perché? Gli ho elencato gli articoli che avevo e per ognuno mi diceva porta, porta, se mi piace compro, se non mi piace non compro. Va bene, Claudio, però adesso lasciaci parlare tra di noi, ci vediamo domani mattina. Va bene, allora ne approfitto, sì, ciao. Ne approfitto per andare da porta, porta. Un vedo l'ora che ha presenti a tutta la famiglia. Pensaci bene, non andate prescia. So contento che te pina mia prima. Ripensa a sogno, qua pora ciorcinata te ama. Sta mia prima, non te può fare altro che bere. Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa cosa lascia, ma non sa cosa trova. Cos'è tutto sto balello? Frate tu ha mollato Sonia, appena io via tripolina che si chiama Rachele. Rachele? Non capisco chi era qua Rachele. Gana qua, gana che bavelle, mi toccherà mettere apposta a me. Tanto a voi che te frega, c'ha la cavere. Sta Rachele già sta a far danni. Guarda schiattata. Ecco di quella villa dei fascioli di Sore Marosa. Cos'è che si è tutta sudata? E sono venuta sul fisca con sta busta che pesa che spiompa. Non potevi via ascensore. Non c'aveva 5 lire. Ecco la spesa. Allora, gli zucchini, i melanzani, lo zucchero, la farina, cosa guarda dentro sta casa? Bonocchio cevegga! Com'è che corri tanto? Io devo tornare a casa, dopo pranzo al televisore fanno un telefilm che mi piace tanto. E chi negro telefilm è? Quello con cui tu poliziotti americani, tu capo di roba. Stacci e acci. Se buono, aspetta un momento. Aiutami qua. È un'ora che ci stai a provare, riesco a andare avanti. Dimmi, spera, che c'hai tutto vocabolario zingaro in testa. 18 orizzontali. Lo è una donna che ha lasciato il marito. Zonotte! So più lettere. Zonodona! Lascia perdere, vamo, ci devo pensare d'amico, ma al solito. Senti, ha preso tutto? No, mancano solo i fagioli da Valtur. Da Valtur? Ma da Valfrutta! Ah, mamma mia, Rosa mia, come me do lasciati. Fare so male, io qua che te faccio una puntura. Mi sono imparata a farli sull'aranci. Ma sì, sciodè, io ci aiutate, mi contarocco. Eccolo, sei ammicciosa. Ma cos'è sta bottiglia che è scritta in ebraico? Ma è tornato Alberto. Bello di nonna, ma portata da Israele. Ne va un goccio, ad essere buono per forza. Si chiama Sabra Cadabra. Ecco, bene, Dori, così se te lo può essere che sparisci. Arò, via qua che ti devo dire una cosa. Dimmi. Alberto ha trovato un anno prima. In Israele? Ma no, qua a Roma. E per caso. Una storia ammagagnata, sa. Può capire che bavelle dentro casa. Aspetta che mi metta a sede, così mi ricordo. Pare che questo gli ha prestato un reggiseno
Per chi si pensava che era Zagelli? Zagelli! E esso se l'è perso. Così quando Alberto gli ha riportato la valigia, si sono cagnati con notati. Si sono menati. Fammi fermi se non mi impiccio. Essa si accorta con Reggi se non c'è stato. Così Alberto gli ha detto da una bottega che gliene dava uno nuovo. Lì ha cagnato idea, essa c'è andata a zia, che poi ha detto che voleva un pigiama da uomo. E cosa ci faceva con pigiama da uomo? Ha le mani muta che mo' più bello. A zia, se voleva fa una doccia. Però poi davanti alla cassa ha preso da cedere, per chi la voleva pagare per forza. Poi quando è stato lì alla fine ha deciso che voleva una cravatta. Speranza mia! Speranza mia! Non ci ho capito un davanti. A furia di fare settimana animistica parli meglio adesso. Ma sei sicuro di aver inteso bene? Città, devo dire tutta. No. Ma si era partita da un reggiseno, perché si doveva via un pigiama da uomo? E perché si doveva portare a zia per fargli fare una doccia a bottega? E poi decide di piassare una cravatta. Ah, oh, io mica posso sapere tutto, sa. E poi, meno male che ha trovato un anno prima. Non sai quanto io ho pregato Kadosh Baruchu. E meno male che mai sentito. A chi te sente sempre. Come parli tu con esso, non ci parla nessuno. Grazie di aver accettato il mio invito. Avevo una gran voglia di rivederti. Sono io che ringrazio te. È carino quel posto sul laghetto, non c'ero mai stata. E poi mi hai salvato dalle lezioni di cucina di mamma. Ma perché? Ci avete un ristorante? Ma no, da noi alle ragazze insegnano a cucinare sin da piccole. Dobbiamo essere delle buone mogli. E nel caso, saper prendere i nostri uomini per la gola. Ah, se è per questo pure da noi c'è sta chi pialomini va a gola. Ma non si tratta di roba da mangiare. E che ti insegna tua madre? I piatti tipici tipolini, per il mio futuro marito. E se tuo marito fosse un romano? Allora dovrò imparare a cucinare anche altri cibi, tipo, come li chiamate? Zonoddi con la sella? Sì, ma che stiamo a capannelle? Si chiamano un gozzo moddi con lo sellero. E c'è mia nonna che li fa buonissimi. Scusami, ancora certe parole non le pronuncio bene. Non ti preoccupare. Rachele, io devo dirti una cosa importante. Mi sono innamorato di te e voglio fare le cose seriamente. Questo mi fa piacere, ma dovrei parlare con i miei genitori, specialmente con Buia, mio padre. Lui ha sempre voluto per me un tipolino. Vabbè, ci parlerò, ma lo devo proprio chiamare Buia. E si soffende. Capirà se ci chiamassero mio padre, quello sforma già quando lo chiamano Ciccio. Ma no, Buia è un termine tipolino, il nome di mio padre è Dido. E speriamo che quando si renderà conto che sono felice non farà storie. Ma allora sei felice di stare con me? Sì, molto. Vieni qua. Asina! Ma no, Eugenio, ti sto toccando, sto solo abbracciando. Aspetta, Alberto, siamo sotto casa, potrebbero vederci. E allora, che c'è di male? E poi quando mi parli in tripolino, mi fai impazzire. Chamezian. Un saccio cosa mi ha detto, ma mi sento tutti brividi. Parimmi! Hai una Nike? Oh, ma un memoro! C'è Club Zide? Ma se sta scendendo il fuoco! Forse è meglio che me ne vado a casa. Allora che facciamo? Non potrei lasciarti così. Ma non lo sapere, come va a finire? Doris, Fortuna, Piatrina,
Sì, amore, saluto Alberto e Saigo. Ciao Alberto, ci sentiamo domani. Che carini! Mannamo! Non mi mette prescia, aio da pensare. Ma non ce l'ho, Arbestein. A tavola ce n'asso e tu c'è una carta. Ma cosa c'è da pensare tanto? Amore, comenzano, va! Quante cose abbiamo passato insieme, quanti fatti da raccontare. A proposito, Judy, c'è niente di nuovo da dimmi? No, perché? No, così tanto per di. Ma sai, in piazza girano certe voci. Sì, ma su di tutti però, Beh, mi hanno detto che Lello, l'amico del Davidino mio e di Roberto tuo, si è fidanzato. Ah sì? E con chi? È un buon partito, è una judia piena di mangoddi, pensa, c'hanno la villa all'Eur. Ma ancora non hai capito chi è. Sai, oggigiorno ce ne stanno de facce nuove in giro. Beato Lello! Beato padre di Lello, un caccia una lira! Arda Mazzalle, ma ti immagini, quelli dell'Eur essi da Maiana. Fiore d'arancia, a te te piace tanto linda ciranza. Fior de speranza, ne vorrei vincere una e farne un'altra. Ecco caffè. Questo è per Sor Pacifico e questo per Sor Settimio. Non mi guardai i carti. Che c'ha paura che faccio gli segni? Già è bisogno, s'ha visto come giochi. Lo vedi? Ci manca che te lo dice Peppe Muto. E poi ce lo sa tutta Roma come si nega a giocare i carti. Giudì, a proposito de facce nuove, hanno visto Fiat Alberto con una al laghetto dell'Euro, ma un se conosce e un è de piazza. Ma che tante volte andarelle? Mica per niente, io te voglio bene, ce lo sai. Ah, al laghetto dell'Euro? Se vede che Fiumo voleva fare una bella figura. Comunque io ne saccio niente. No, mo Giudì, che ce lo sanno tutti che Ungarella è callumato i quadrini de Pacifico. Allora è badana e quercia. I quadrini di Dia n'han mai visti nessuno. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Muore come si a cantare. Ma potevi andare a Sanremo invece di venire qua a giocare a carti, che si pure negro. Scopo. E so pure come si chiama. Ah sì? E come si chiama? Si chiama Sonia e stanno insieme da 2 anni. Bada, Lise, non sputà per aria, che in testa da rigate. Puro io ce lo sai, te voglio bene. E col cuore in mano ti dico che puro Fiodo c'ha un'angarelle e che si chiama Martina. Cristina, si chiama Cristina, ma che pensi che non ce lo sapevo? Mica sono stupida. Ma per ora se vuole solo divertirsi, se la porta al mare, se la porta al cinema, se la... Scopa! A sentire! Ti sei ammattito? E cosa gli ho detto di male? Ah, io ho fatto scopa! Di 7 bello! Ah, fategli gustare sto momento, chissà quando gli tocca. Pronto? Ah, ciao Rachele! Dimmi! No, Alberto non c'è! Va bene, quando torna gli dico che ha chiamato! Tanto il tuo numero lo conosce a memoria. Rachele. Come? E quando? Venerdì prossimo? Va benissimo, Rachele. Va bene, ti saluterò tutti. Ciao, anzi, shalom, Rachelina. Era Rachele? Ma va? S'era mica capito. E da dove esce fuori sta Rachele? Fiemma ha conosciuta tempo fa. E di che famiglia è? Uni conosci, sono Tripolini. Ah vabbè, dall'Angarelle alla Tripolina, negra e la tosse, pei appegliorato lo catano. Ah, ma sì,
senza se te nasce in ganghero, cari via tutto da essi. Se ne trovi un nipote, casso via tutto a Gheddafi. No, lo sentite che devo preparare per cena. Noi venerdì sera siamo stati invitati dalla famiglia di Rachele. Prima al tempio e poi a casa da essi. Tu che fai? La inviti Cristina? Quante vero Dio la sfonna! E mo, arrivò un biliardo e vatti a tutti come son negra a giocare coi cardi. Come si bella cavalla stu cammello, copino con l'altracollo, la 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 la. Ancora canti? Ma che ci avrai tanto da cantare? Ah, Meshkur? Meshkur? Eccoci arrivati a casa finalmente. Ai ai, saliamo, che devo ancora sistemare delle cose. Ho già sistemato tutto io, speriamo che va bene. Mi abbuia, ho un'agitazione. Ehi ai, dito, saliamo. Calma, calma, lì non fsla, saranno ancora al tempio. State tranquille, voi l'avete cucinato per 2 giorni interi. E abbiamo fatto tutto in fretta, in gran segreto. Non è pure telefonata a Saulino. E tu? Sono 3 mesi che l'hai mandato a Tripoli. E io ho paura per lui. Ya mazala matchafesh. Allah ma'ana. Rajek Saulino, tuo marito, sta cercando di portare via qualcosa di quello che abbiamo lasciato. Abbiamo ancora amici influenti. Aradito, hai mandato Saulino a Tripoli. Nostro figlio Morris in Israele. E tu da qui muovi tutto. Ma che cosa state combinando? Passame, Golda, sentimi bene, te lo dico per l'ultima volta. Tra di noi c'è chi si è messo nel commercio, lo sai. E chi ha deciso di fare altre cose. Yasser, Yasser, vuol di Yarav, Shayamen. È una mitzvah per tutta la comunità, non solo per noi. E anche io forse dovrò tornare a Tripoli per un po'. Shawa, non parliamo di queste cose proprio oggi. Vai, vai, Rachelina, hai ragione. Non parliamo di queste cose di questa sera. Sono così eccitata! Rachelina, ma che dici? Amo, che hai capito? Perché stasera conoscerete Alberto e la sua famiglia. A proposito, Wenemma, dove sono? Ancora non arrivano. Eppure abbiamo camminato piano. Si saranno persi mentre ci seguivano. La la, ma già usciamo a Rajlim Kifnahnant. Ma già bil macchina. Jacksabu, li ho visti parcheggiare lontano dal tempio. Hanno una familiare piccola. Guidava, credo, il tuo Alberto. E dentro erano così stretti che non riuscivo nemmeno a contarli. Ce n'era uno persino nel portabagagli. Ya buia, ya dido, ciò che sarà il club? Avete notato proprio tutto? Golda, era impossibile non farci caso. Andiamo. Shandir Kollek. In effetti, sono un pochino strani. Devono avere delle abitudini diverse. Fosla, la signora Giuditta. Mi sembrava un po' spaesata. Senti, senti, la settimana scorsa sono stata alla loro Slack Bira, al Tempio Maggiore. Ma come si fa a pregare così? Nessuno parla ebraico. E Rahuel l'hanno messo in alto, sopra un piedistallo. Dedo ando il haq, slacem, cendar kif la chiesa. Mi hanno detto che l'ambiente è triste, freddo e non c'è gioia. E poi è finita la tefillà. Fissa, fissa, scappano tutti a casa. Ma cosa hanno paura? È vero, ma perché scappano? Shawada, come fa a fare uno... Come fa a fare uno due parole con qualcuno? Buia, lo sai cosa mi ha detto Alberto? Che anche se non sanno l'ebraico, sanno tutte le preghiere a memoria. Da, sarà come dici tu, ma le feste come Rosh Hashanah, Kippur... Scola da defilé, sembra di stare a una sfilata di moda. E le modelle, non sono certo granché. Le donne indossano abiti nuovi, invernali, le pellicce, calze, anche se fa caldo. Mona, sono tutti fuori a chiacchierare. Solo al momento delle berachot iniziano a correre. Corrono per entrare. Ah, come?
Yes, sono stanca di aspettare in strada. Tanto ho detto a loro che il portone rimarrà aperto e io ne pscio. Vai, vai, bescioia, forza, datemi il tempo di salire almeno. Sì, sì, ora saliamo che anch'io devo aggiustarmi i capelli. Anas sdida fi hoshna, ma narafs, habnara unefem. Ma no, arda si se muove, ma benedetto il Dio. Per annacco tempio ha lasciato la macchina a un chilometro. Abbiamo fatto un altro chilometro per andare alla Repia. Poi per venire qua ha fatto il giro di Peppe intorno a Riato. E ha lasciato la macchina un'altra volta lontano. C'hai i piedi arziati. Mamma avessi preso pa bebbe bechila. Che bavella a cuo tempio. Ancora marimbomba la testa, pareva una cascia. Tutti che urlavano, ma che rispetto c'hanno? Ma poi non si è mai visto che si mangia a scuola tempio? E donne non sono state zitte in uscinicotto, non si capiva niente. Però qualcuno è stata gentile, mi hanno pure fatto mettere a sede. Può essere che da dove ce la cedevano. Gentile, ma si matta! Se mi hanno tirato i caramelli in testa, da sopra. Da sopra mi è arrivata una scarica di missili. Mi sono cascati gli occhiali per terra. Abba, tu esageri sempre. Lanciasse i dolci ed è buon augurio. E un rubì? Non si capiva chi era. Era vestito come noi odio normale. Una volta cantava uno, una volta cantava l'altro. I gangarelli in mezzo ai campi. Oh, ce n'era uno che mi ha fissato tutto il tempo. A me un altro mi ha dato un libro e mi parlava. Ma cosa voleva da te? Ma ci ho usato. Oh, sa cosa mi hanno detto? Che ai festi i sefri si scambiano e poi si tirano come sacchi di patate. Si tirano, se li vennero, fanno l'asta come al monte e in arabo, ardangavonne. Poi s'offendono se dimo che sono strani. E vabbè, si vendono, ma i sordi vanno pezzetti a ca. Quelli insegnano ai creaturi che quello è un posto per loro. Non fanno come noi che li mandiamo fuori al giardino. Ecco, bravo, diccelo. Voi la vedete come un'offesa che mangiano e che si tirano gli seferi. Io vedo grande gioia e partecipazione per la durata. Paroli santi, ma quelli fanno così perché scuola tempio per loro è come una casa. Dici bene, invece per noi annacci pare che è un sacrificio. Ah papà, da quanto tempo è che un vai al tempio di Sciabbadde? E ti no? Quando è stata l'ultima volta che ti si è messi i tefillini? Nanamo, dimmelo. Quando è entrato di mignanne fate tu. Sì, vabbè, va, lasciamo perdere, andiamo. Oh, adesso dovremo andare tutti. Mi raccomando a tutti, ma soprattutto a te. Ecco a me. Ti porto tu. No. Buonasera. Buonasera. Ha fatto benvenuti. Gli ho portato un dolce. Grazie, Giuditta. Non dovevi disturbarti. Ma che negro disturbo, mica l'hai fatto io. Ci sono andato io a piallo, mi è costato l'occhio. Ma stai a fare. Ora che siamo soli tra di noi, possiamo conoscerci meglio. Beh, con mamma, nonna e mia sorella vi siete già presentati prima al tempio. Ora li presento il resto della famiglia. Mio padre, Pacifico. Piacere. Mio nonno, Lazzaro. Ashantà. E il mio fratellone, Anselmo. Piacere. L'avervi in casa nostra renderà questo Shabbat speciale. Buonasera. Buonasera. Rachele, questa sera sei bellissima. Grazie. Lei è mia cognata Fortuna. Com'è che sta Iudia avranno chiamata Fortuna? Era il nome di mia nonna.
Si vede che un padre venta la Sisa. A proposito di Sisa, ma gli hanno detto a Quinta che non andava a macina? Ma sì, papà. Shalom. Shalom. Lui è mio marito Dido. E nonno Pino. Ardamude. Una mossa un muscolo. E manco l'occhio. Ma ci avesse di vetro pure esso. Questo è mio figlio maschio che vive da un anno in Israele. Morris, il più piccolo. Mini Morris, ma io questo lo conosco. Stava con noi al Maccabi. Lo chiamavamo un forzi alla palla. Non giocava mai. Una volta che è entrato, ha fatto due autogol. Ganico parale vuol di Morris. Ma cosa ha fatto sto Morris? Due autogol lì. Che bella e grande famiglia che siete! Hamza! Vogliamo metterci a tavola? Gli uomini di qua e le donne di là, prego! Che buon profumino! Cosa ha preparato di buono? Guardalo e ti faccio vedere. Abbiamo kugla, burik, makod, mofru, couscous, kaimi, tutto per la bussal. Cosa ha detto che c'è dentro questa insalatiera? Verduma! Il couscous, lo conosco bene, è speciale. Non vedo l'ora di assaggiare tutto il resto. C'ha ragione frate, ma si sente un odorino. Vedrai, sono tradizioni antiche, Assi. Ti piacerà tutto. Ma pure noi abbiamo le tradizioni, sa? Quando ci sono invitati a casa, mamma e nonna preparano i carciofi a giudia, o stracotto, a concia. Ciao, Golda. Vai, Assi, vogliamo iniziare? A casa di Tripolini ci sono tutte le kippot che volete, Assi. Facciamo la baracca, vuoi l'onore? Nonno Lazzaro. Ma un ciaio da leddi. La baracca in chi dush? Lo faccio io. Questo vino che è nettare è un effiele. Brindo alla salute del Fiemo e della Chele. Sarim Maranà! E Caim! Che pozza cote tutto il popolo di Israele! Amen, amen, amen! Ma falla una parola! Falla. Ma falla una parola! Pozza morì tu, di amen! Scusi, signor Dido, ma papà e nonno ogni tanto si confondono. O faccia lei. Shabbat shalom, tov mevorah, shalom aleichem, malachei ha-shalom, malachei ha-sharet, malachei elyon, melech malachei malachim, ha-kadosh baruch hu, yom ha-shishi chulo shamayim, sarim ha-rana, baruch ata Hashem Eloheinu, melech ha-olam, borei peri ha-gefen. Amen. Amen, amen, oh, è più forte le mie. Finalmente si acala. A fortuna siamo in comando. Dammi un pochettuccio di quella roba rossa. Come ha detto che si chiama? Raimi, ma detto che pizzica. Pizzica? Se farimi leva i pezzi dalla bocca. Però è buona. Dammi un pochettuccio pure a Lazzaro Pacifico, così stanno zitti 5 minuti. Sei proprio simpatica. Perché domenica non te ne vieni in piazza che si fanno ducianci? Ah, e come si cucinano? Un'è roba da mangià, per di passe due chiacchiere. Con piacere. Lazzo, couscous? Settete!
guardano, se guardano. Pacifico, allora, domani mattina ci vediamo tutti insieme al tempio. Ma no, domani vado a bottega, si lavora, è sabato. Non ho capito, quindi tu ci vai al negozio di sabato? E certo, è l'unico giorno che si scaglia. Giuditta, il dolce parve. Cosa pare? È un dolce. Giuditta, parve senza latte e burro. Ma veramente? Siamo rovinati. Abba, caga un prato. Ma si guercia, non vedi che è un dolce. Quindi c'è latte e burro? Non si può mangiare. Ma per chi uno mangiate? Ma un ve piace o mille foglie? E ora basta, ciuoiase. Avete cominciato dentro al tempio e proseguito nella mia casa, mancandoci di rispetto, lasciatemi a casa. Non rispettate lo Shabbat lavorando, non conoscete la Berakà, e ora scopro che non sapete nemmeno cos'è la Kasherot. Ma che razza di ebrei siete? Oh, abbassa il ciccio! Ce l'avevo, Gagam! A casa nostra, o maiale, uno è mai entrato! Vabbè, un andiamo tanto al tempio, ma un vuol dire che non siamo buoni giudini! Non siamo niente da imparare da voi. Per noi essere buoni giudici è differente. Rachelina non potrà mai entrare in una casa come la vostra. Eh no, così ci offende. E vabbè, non saremo osservanti, ma siamo attaccati ai radici. E come voi e questa unione non potrà far altro che del bene. Anselmo ha ragione, Dido. Quando i ragazzi si vogliono bene, mia. Ho detto, non è gente di Torah. Andiamo al bene. Dido, Amre, Adi, Degna. Come dice il proverbio, butta il guscio e prendi la noce. Amber, cascavo dell'osa! Pure io sono tanto delusa. Che sta bene, che sta nata. Ma che risolto se credi da me? Ma da mio padre trovaglierò lì. Per favore provate a parlare, nonna, tra noi non può finire. Yalla, 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 hu! Vanno via, vanno via! Ma Rachele sta qua! Namo via, namo via! Chi se la ho via? Aha, 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 aha! Alla ragazza, non sapevo che c'è. Dimmi tu, che sei da te. Che me ne frega, io voglio te. Pure io, vieni da me. Per favore, provate a parlare, mamma. Ma noi non può finire. Yalla, 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 hu. Vanno via, vanno via. Ma che le sta qua? Namo via, namo via, ti se la voppia. Dubida, dubida, dubi, dubi, dubida. Dubida, dubida, dubi, dubi, dubida. Non tu padre, non mi rovina. Di vedermi ci vuoi trovare. Solo in te me caderà. Tu mia madre ci vuoi trovare. Di che modo ci potremo vedere. Forza via, su Rachele, stai qua! Forza via, forza via! Alberti, tieni qua! Shurrapa, 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 hey! Non posso stare senza di te! Me lascio tutto e scappo con te! Portami via, in Israele! In Israele, la storia Rachele! Questo amore non dovrebbe capire, mamma, da noi non può finire. Oh, 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 forza via, forza via, su Rachele, stai qua! Forza via, forza via, Alberti, vieni qua! Ora basta, andare! Ma che scherzo, senza di te. Sta tranquilla, ti aspetterò.
Olga, sono Fortuna, che disturbo. Ciao, è un po' tardino. Aspetta che ti apro. Hai finito il latte? Ah sì, ancora ricordi la volta che ti ho chiesto il latte? Stavo andando a buttare la sbel e mi chiedevo come stavi. Ah, bene, bene. Beh, Asi, hai messo un bene di troppo. Siamo cognate, siamo come un libro aperto, mo. Yes, stai zitta, non voglio che gli altri sappiano. Ma ti pare? Sono cose nostre. Affa, è una tragedia. Di là Rachelina, che piange Mesiana. Di do su tutte le furie. E voi, mai Edwish. Ara, che buia non parli, non è certo una novità. Vediamo chi è. Scud? Sono Dina, apri presto, non ce la faccio più a resistere. Vai, apri, vai. Ciao, ti sei rotto il bagno? Allora, dov'è? Quanto è grande? Iadina, conosci bene la mia casa, in fondo al corridoio, e non l'abbiamo ingrandito. Ma di cosa stai parlando? Del bagno, mo. Urlavi quando sei entrato dicendo dov'è? Ma cosa mi importa del bagno? Io volevo dire, dov'è l'anello di fidanzamento che hanno regalato a Rachelina? Calle, non c'è alcun anello! Ma cosa mi dici? Ma allora la serata è andata male? Possiamo cambiare argomento? Sembrava che andasse tutto bene. Abbiamo fatto la bracha. Olì, la duilla! Ma quando ho aperto il pacco che avevano portato, era un diamante o uno smeraldo? Sciatoris, chiudi la porta! Questi vecchi palazzi saranno anche belli, ma le muri troppo spessi, non si sente nulla. Allora, che colore? Doris, a secci non è il caso. Era una torta! Una torta? Ma che strane usanze hanno questi romani? A me regalarono una bellissima collana di perle, la metto sempre nelle feste. La conosciamo bene, la storia della collana di perle. Ti avevano regalato dei bracciali e tu hai preteso la collana. Ricordo che a Tripoli tutti ne parlavano. Sì, la ricordo anch'io. Il fidanzamento è stato rinviato fino al momento in cui hanno comprato la collana. E mi sembrava giusto. Quando mi hanno chiesto cosa mi sarebbe piaciuta avere come regalo, io ho chiesto un filo di perle naturali. Che ci facevo con la collana? Mio padre a Tripoli vendeva l'oro. E poi erano anche d'oro basso. Povero Jacob, doveva capirlo subito con chi aveva a che fare. Siete delle vipere. Grazie, amiche mie. Mi avete distratto dalla tristezza. Allora, continua il racconto. Eravamo alla torta. La torta! Ma piangere per una torta mi sembra troppo. La torta non era per me! Io Robby! Ah no, questo è inammissibile! Alleata che Dido si è arrabbiato, è andato su tutte le furie e ha detto che non sono dei buoni ebrei e che sono troppo differenti da noi. Ma e che non avrebbe mai permesso a Rachelina di entrare nella loro famiglia. So che i ragazzi si vogliono un gran bene. Rebbe Mark, stai vicino a tua figlia. Sai, oggi le ragazze hanno la testa calda e potrebbe fare qualche pazzia, badalina. Addirittura. Scappare di casa! La non lo farebbe mai! Ama la sua famiglia e vuole la sua brafà! Asi, te l'avevo detto io! Non dire nulla della cena! L'occhio è Yani pesante! Ehi, Adina, andiamo su a casa tua, così ci fai vedere le foto che ha mandato tua sorella di Israele! Ehi, ehi! Mabruk, Yadido! Auguri! Yadò, mi sa che c'è a me, Yadalai! Buia! Buia, come stai? Ma come vuoi che stia? Sono confuso, marash, arrabbiato. E cosa? È dispiaciuto.
Io non volevo che la serata finisse a quel modo. Ave Benci, quando mi hanno detto che la mia bambina si era innamorata, mi si è aperto il cuore. Sapevo che ti avrebbe fatto piacere, Alberto. Alberto è un romano, con la sua famiglia, le sue tradizioni, le sue usi. Hanno il modo di vivere dei romani. Esatto, hanno il modo di vivere dei romani, non degli ebrei. Noi abbiamo la Torah che ci guida in ogni istante della nostra vita e dobbiamo avere il piacere e soprattutto il dovere di seguirne gli insegnamenti. Buia, gli ebrei romani hanno sofferto tanto. Lasciamene là, perché noi allora, ma non per questo abbiamo rinunciato alle nostre tradizioni. Quando siamo andati via da Tripoli, eravamo disperati. Tu eri piccola, non puoi ricordarlo. Ci hanno tolto tutto, la casa, il negozio, il lavoro, ma non la Torah. Quella l'abbiamo nel cuore, quella l'abbiamo nella mente. Hakmak, buia, non sono osservanti, ma in casa nostra ho visto che la donna che sprona la famiglia a rispettare le halakhot. Ma sei visto tu stessa come si comportano? Alberto non potrà mai garantirti una vita secondo le nostre tradizioni. Come cresceranno i miei nipoti? Come? Ah, non è possibile questa unione. Dio ha voluto che sia io ad insegnare queste cose ad Alberto e Bezrat Hashem un giorno ai nostri figli ed a compiere così una grande mitzvah. Vedrai, sarai fiero di tua figlia. Ora mi ricordi tua madre quando era giovane. E questo mi confonde. Mon Refesh, non so cosa dire, devo pensare, devo parlare con Rabbi, con Buia. Ricordi quando siamo arrivati a Roma? Avevi paura per me, sognavi che sposassi un Trabelsi. Ho conosciuto Alberto, uno Yud, Hashem me l'ho fatto conoscere, questo è importante. Io me ne sono innamorata, questo mi rende felice e dovrebbe rendere felice anche te. Rachelina Benci, ora sono i tuoi occhi che mi stanno parlando e tu sai sempre come arrivare al mio cuore. Rabbi Ma'ak, Yerach Hashem v'ishmerecha, Yerashem panah v'lecha v'choneka, Yisa Hashem panah v'lecha v'esim lecha shalom, v'samu shem yipen Yisrael, v'ani yarachem, mabruk. Mi sposto, sto aspettarsi Rosa. Che la va. Ciao, ma bella che sia con me, che fai sempre più speciale. Ma come mai ancora ne ha trovato un isciuccio? Fa tanta preziosa, sa, che poi fa come me, ma rimani come il padocco di portone. Muore come Enzo. Se è buona, là se la perde. Tanto quando la pera è matura, casca da sola. Azzirò, com'è da sti parti? Sono venuta a fare due chiacchiere. E ci ha attraversato tutta Roma. Buoni cammi che c'hai. Meno male che sei venuta. Non è stata ferma 2 minuti dentro a sta bottega. Non gli va bene niente. Oie non servo più a niente. Oie sanno tutto essi. Ma guardate, se tengono così botteghe, io non saccio. Sono i tempi moderni, non ci si capisce più da là. Poi non dite come parlano le clienti. L'altro giorno stavo a bottega di Sara e mia cugina Richetta. Indovina una chiusa cosa gli ha chiesto. Cosa? Un kiwi. Cosa si pensava adesso entrata da fruttarolo? Quello che gli ho detto pure io. Ma poi mi hanno detto che i kiwi sono qui giacchetti di incerata cala. Si chiamano kiwi. Agosta, tu che sei moderna, mi devo da fare un paio di scarpe nuove, ma devono essere buone perché c'hai la patata che mi fa male. Pensa se t'eri sposata, era infocata. Ma com'è che sei così simpatica? Diceva la patata del Piero e c'hai pure l'occhio di vernice. E non di che colo freddo, mi vengono certi gelati. Ma queste scarpe dovevano essere buone e con un tacchino basso. E devitella, morbida.
Oh, dottore, mi ha consigliato quelle atomiche. Sì, sì, mo te compro due lombadine radioattive. Ma come parli? Buongiorno, ci hai messo? No, Claudio, è più tardi. Ti presento mia zia Rosa e mia nonna Speranza. Piacere. Piacere. Claudio, un po' di testa. Si vede. In che senso? Da Varezzi! Volevo parlarvi di una nuova linea esplosiva. Non bastavano gli scarpe atomiche di zia oggi. Ma no, è la Criss Cross, interessa? No, grazie, guardi, non ci interessa, ci avevamo già Banca Americard. Scusa, le grazie, sono persone anziane. Ah, bella, ma chi è anziana? Ci posso arrivare tu all'età da mia come mi riesce e mi ritrovo io? Perché io no? Lascia perdere, va. Sono così simpatiche. Niente, dico. Vabbè, allora puoi dirgli che io lo richiamerò e... Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ma dove ci queste cose? Parla voce. Ci fa pure un rappresentante, non ci comprerio manco una spilla. I negri progressi, mo ci avevi i carti. Si andava tanto bene quando si contavano solo per i quattrini. E come a sera quando i contavi ti ridevano l'occhio. State ai tempi di chicchennino, ormai si pagava la carta. Aspera, tu immagini se andiamo da Clementina a piazza una limonata e gli dava la carta per pagare. Ammiccioso come ci so cosa ci risponde, sapete che ci dovete da fare con sta carta? Ma a volete per niente fa sto comizio? Questa è una bottega, mica un mercato di campo dei fiori. Ma andate a via. Senti come ci tratta. Ah, io capito, va. Senti, fammi una cosa, andiamo a sappiamo un caffè, che per strada ti racconto come è nata la cena a casa dei Guiglio di... Ah, amore, cominci con sti racconti. Oggi nel caso, non c'hai manca la cipargina appresso. No, ciò devi da sapere, e ciò devono da sapere tutti, come siamo considerati da quelli. Non vedo l'ora di dirlo per tutta Ghette. Arò, è una causa comune. Sì, sì, famo causa al comune. Gli hanno dato tutto a sti tribolini. E ma bisogna che ce ne danno qualche cosa pure a qui. Ma cosa capito? Mi scordo sempre con chi stai io a parlare. Ma ancora state qui? Senti, andiamo, va, che questa puzza ne parla tua. Ciao, Shu, ci vediamo stasera a casa. Ciao, ciao, sì. Sono uscite mo, hanno fatto a gara chi diceva più sfonnoni. Meno male che se ne sono nati. O io non c'hai voglia di vedere nessuno. Anzi, fa una bella cosa, vattene a casa pure tu. Chiudo da solo. Fa un po' come te pare. Ciao. Oye, non me va, detta qui a passare. Le vesta ieri. Cado sbarco, poi capi che se sarà bene, che non riesco a vivere più, sto disperato, tu lo sai, ho pianto tanto già per lei, se soltanto lo capissero che siamo tutti ebrei, chi viene da qua, chi viene da là, che differenza fa, se in amore sta sbocciando, viene dalla Libia già lontano, se a me non frega niente. Se avella so disposta a fare la sua e migliorare, solo così potrei convincere tuo padre a ritornare, sui tuoi passi e ragionare, che sta storia devo fare, ma va a sposare, ma va a sposare, se... per provare a trovare delle risposte a domande che ne sto a fare. E mi sono messo i trillini, ma l'ho presciato con la e lo sciamano. Poi mi è venuto a liberare proprio così.
devo da fa per arrivare core nella testa dei guaccenti là. Sono testardi più di noi e noi ostinati più che mai. Ti raggiungi un spinetto e basta male lei e me. Chi piega qua, chi piega là, che differenza fa? Se in amore sta sbocciando non mi viene in mente un'altra cosa, questo che mi frega niente. Un tribolino glielo dà, ma chi sarà? Sto io di qua, magari un vecchio brutto storto col quadrice vuoi giurare. E la che le glielo dà, e la che le glielo dà, da pazzo dà, da pazzo dà. Oh, oh no, no, dico di no, un padre vero no. Queste cose non le fa, è un po' amicioso, ma ragazzi, credo che gli vuole bene. Nulla farebbe mai soffrire per i quadri, proprio così. Lei lo saprà far ragionare sui suoi passi, ritornare, e poi lo convincerà che sta storia devo fare. Ma va a sposar, ma va a sposar, ma va a sposar. Perché dici a qua io di Tripolina se c'è una cugina così usciamo un quattro? Sì, ma se manco saccio se la rivedo, Rachele. Ma cosa mi sta a dire? Non avete fatto la cena di fidanzamento? Davide mio, un macello. Al momento del dolce per poco non c'è meno. Un dolce? Un era parvo. Si volevano un dolce Tripolino se potevano fare un cioccolato da bocca. Ma no, parvo è senza latte e senza burro. Arda schifenza, di cosa sa? Strani sa. Ma come ci lo sai che non si mischiano carne e latte? E da quando? La famiglia di Rachele è religiosa. Essi osservano i regoli alla lettera. A me, da comunità, non mi è arrivata nessuna lettera. Quindi, continuo a fare come sempre. Sì, vabbè, va, lasciamo perdere. Sono distrutto. E io che ce sto a fa? Mi sto a battere una chiusa. Oggi gli telefono e sento se c'è un'amica. Se riforma la coppia magica, Alberto e Davidino, donne, tremate. Ma te non capisci, io voglio solo Rachele, dell'altro non me ne frega niente. E io non saccio come aiutarte, dimmi... mi so ricordato che devo andare a comprare i tappi di cera per mia madre, so tre notti che mio padre si sogna di essere Claudio Villa e canta Granata! Ciao, ciao Sipaci. Ciao Davide. Ciao. Per chi non si è venuto a dormire a casa stanotte? Ma vi siete resi conto di cosa avete fatto? Ma cosa abbiamo fatto? Sono essi che sono strani. Gli abbiamo dato cavotte. Sono stato tutta la notte con la citrosodina per quel malo fraio. E te credo, fra te e nonno vi siete sparecchiati mezza tiella. Non parlate quello che avete detto e fatto. Ha cominciato a occhi d'uscio. Ci avevamo cagamo. O potevi dire tu, ma se un zibono manca a mettere i tuoi figli. E certo, se qualche volta invece di andare al tempio, se invece di andare a Biardo mi avessi portato al tempio, forse ne sapevo qualcosa di più. Ah, allora per te è solo colpa nostra. Da dove dovrei venire gallo, mi viene offrendo. Ma adesso non ne parli. Perché cosa dovevo da dire male? Ma pia qua la tolta, per esempio. Con tutti quei sorrisi pareva che ci stava a coglionare. E a zia? Zia, zia, come si chiama? E zia Mazzallata. Si chiama Fortuna. Ma sì, chiama come ti pare. E ti sociano? Buio. Fanno bene a chiamarlo così. Un'oscurità de Mizraim di niente. Un parlato un nonno, un aglio, un buio. Ma che dico? Ciò sai come si chiama questo da nonno? Sciognarà. Ma avete levato la vita perché stavo con Sonia che era un'angarello. E mo che vi porto a casa nelle prime? Vi comportate come di suo male. Ma perché mi dici questo? Quando c'è
parlato di Rachele. Siamo stati tutti contenti. Vabbè, a casa loro non sapevamo chi duscio. Un mangiamo cacher. Cacher, si dice cacher. Ma cosa sta a fare? Dito con me. Vabbè, un mangiamo cacher. Ma puro essi, troppi regoli. Ah papà, sti regoli non so troppi, stanno scritti su Adora. Ah, e a che pagina? Così mi vado a leggere. A ti deva sempre l'acqua per l'orto, moglie una giornata. Piccio, io e mamma abbiamo parlato e abbiamo capito quanto ci tieni a sta tripolina. E sto venuto qua per parlare con te, per cercare di capire se posso fare qualcosa per rimediare. Se per davvero mi vuoi aiutare, va a parlare con il padre di Rachele. Cercate di capire, di spiegare. In fondo ci avete due figli che se vanno bene. Cioè, sa che c'ha ragione. Mo più due bottiglie di vino parve. E vai a parlare con sto dito. Io e mamma se sentimo struggi a vedete così. Ma cos'è sto strillo? Ma niente, mi sono fatto accompagnare da nonneto. Ne avrà combinata un'altra delle sue. A me me grappe non dove mi rode. Mo stavo buono buono a gustammo così che ero lì de fuori. È arrivata una chiusa e mi ha fatto. Senta, devo entrare dentro a chiedere un prezzo. Lascio fuori il cagnolino, mi ci butta un orco. E te gli ha tirato. Certo che però sti da qua non sono simpatici come noi. Buonasera. Signor Dido, le bottiglie di vino che ho portato sono kasher. Nella mia casa entra solo vino kasher, ormai dovresti saperlo. Me ne sono reso conto di quanto siete religiosi. Ma tutti dovremmo esserlo. Signor Dito, senza girarci tanto intorno, sti ragazzi se vanno bene. E Alberto è un ragazzo bravo, onesto, lavoratore, c'ha una bottega tutta sua e a Rachele non gli farà manca niente. Ci sono dei valori che non si comprano, amico mio. Saprà Rachele, imparà Alberto quello che non sono stato buono a imparare io. Queste parole le ho sentite dire proprio da mia figlia. Vede, Alberto sarà all'altezza e noi ne saremo felici. Anche... È triste, ma io non posso vedere la tristezza nei suoi occhi. L'altra sera ero seduto, pensieroso. Lei mi ha raggiunto e abbiamo parlato. Parliamo noi ora. Sti ragazzi si amano e vogliono mettere su una famiglia ebrea. Abbiamo il dovere di aiutarli. Vino mio, come stiamo lontani. Ma se mettono in mano in mezzo ai sé, ma sta bene. Ma tu cosa ne pensi tutta sta storia? Il ben ci ha buzzai. Perché nipote mo no? Ma è la tua. Famo qualcosa noi. Ya habibi, adi dinya. Jashan kollek, n'amlu farha kbira. Se Dio nozze, berite e sgombre. Andiamo da qui ragazzi. Addio! Ma stroppiato!
Lazzarò, 1-1. Aia, vuol dire? Beca volte. E allora, Pacifico, cosa ne dici di aprire una delle tue bottiglie? Come no? L'Ekaim! Che possa gode tutto popolo di Israele! Yeah.
Caccia via un aerocodde. Puzza via! La valigia mia, non c'avevo motivo di prendere la via. Eccola qua, per non la cagna e me ne voglio andare. Non le leggo se io di qua, le domande infinita. Pure parlare per l'Italia e quello che gli appartiene. Oh, oh, mamma mia, non la batto più. Oh no, io non ci resisto. Mamma mia, pena fatalità. E no, mo come ne vesto quando scenderà che speravo che sia, mai sia, agitella staiodia.